c'è un discorso aperto su due fronti, uno immediato sulla correzione della legge di stabilità per quanto riguarda la possibilità di approvvigionare seriamente il terremoto dell'Aquila di fondi, e l'altro è la prospettiva che è la correzione sul problema Cassa Depositi e Prestiti e soprattutto sul superamento del patto di stabilità in ordine alle calamità naturali. Questo è un impegno che questo governo si deve assumere, deve avere la capacità di rispondere a esigenze che non vengono solo dal territorio nostro, ma da tutti i territori colpiti da calamità naturali in Europa. Lo valuteremo anche in questo. Io vedo un governo piuttosto deboluccio su questo tema, parecchio nascosto. Noi pretendiamo che a seguito dell'approvazione degli ordini del giorno che ci saranno in Parlamento ci si determini in maniera seria verso la soluzione di questo problema. Se avremo il ripristino del sistema Cassa Depositi e Prestiti, questo terremoto diventerà un'opportunità seria per tutta l'Italia. C'è anche una ragione politica oltre a tutto questo, che poi è la ragione amministrativa, quella delle accise, un discorso insomma già sentito. Beh sì, c'è una ragione politica, che è quella della presa d'atto che in questo momento sia nel centrodestra che nel centrosinistra il dato della unitarietà di azione e la scelta del metodo sono diventati coincidenti. Noi accettiamo che ci sono arrivati con 3 anni di ritardo, questo naturalmente ha comportato dei danni alla città, ma ne prendiamo comunque atto, perché trovare una soluzione comune, combattere in modo bipartisan per ottenere dei risultati, mi sembra che sia opportuno. Rilanciamo anche il discorso perché riteniamo che ci debba essere un progetto organico sul quale legare la richiesta di finanziamenti. Allora, c'è stato ritardo anche da parte vostra con insomma... vi siete fatti sentire in ritardo, vi siete ricomposti anche in ritardo, tra virgolette? Io vorrei eccepire che noi siamo talmente avanti che guardando indietro vediamo il futuro, perché l'abbiamo detto 3 anni prima rispetto a quelle che sono le convergenze che riusciamo ad ottenere oggi. Unità di intenti, De Matteis, significa anche larghe intese a questo punto, quindi tutti insieme compatibilmente e possibilmente. Visto che c'è un governo che molti definiscono il primo governo democristiano da 20 anni a questa parte, lo dico ironizzando naturalmente, ma visto quello che sta succedendo in Italia neanche poi tanto, dico questo perché è il governo che aveva chiesto e che ha chiesto di velocizzare il meccanismo di istruzione delle pratiche per poter giustificare maggiori risorse finanziarie, e noi abbiamo dato questa risposta, che peraltro viene attraverso i dati che vengono forniti dall'ufficio della ricostruzione, cioè dall'ufficio che loro governo, naturalmente i vari governi hanno voluto che ci fosse qui all'Aquila. Noi abbiamo 900 milioni di lavori pronti a partire, abbiamo centinaia di milioni che sono partiti e finanziati per metà, e tutto questo naturalmente si aggiunge a quello che poi succederà nel 2014, quindi con ulteriori pratiche finanziate, con la necessità di finanziare autonoma sistemazione, i lavori di carattere pubblico, i lavori sui beni culturali. Tutto questo naturalmente presuppone che ci sia ad oggi il rispetto da parte del governo di quella parte di accordo che li vede interessati, cioè i soldi veri, reali, e non la presa per i fondelli del famoso 1,2 miliardi tanto citato da Cialente, che come al solito a bravo Pinocchietto poi dice le bugiole e poi queste vengono scoperte. Questo 1,2 miliardi è sufficiente a nulla, perché se ci pensate un attimo, il governo si inventa questa genialata di anticipare il secondo triennio al primo triennio, quindi teoricamente, ma dall'anno prossimo, noi avremmo 500 milioni che andrebbero via in qualche settimana, perché coprirebbero tutto quello che abbiamo detto. E non coprirebbero per esempio i 900 milioni di lavoro pronti a partire. Quindi noi abbiamo chiesto, come abbiamo detto con grande chiarezza, ribadito questa mattina con Giuliante, il sottoscritto, Ricciuti e con i consiglieri comunali che erano presenti questa mattina, quelli che lavorano, non quelli che perdono tempo, abbiamo detto delle cose molto semplici e percorribili, e cioè oggi tutti prendono atto che è possibile utilizzare una quota parte delle accise, ma non creando problemi di aumento sui costi dello Stato, poiché, come abbiamo spiegato, tecnicamente è percorribile questa strada, tenendo conto anche di un fatto, che i famosi 6 miliardi stanziati per Cassa Depositi e Prestiti sull'Emilia Romagna sono ad oggi, dati alla mano dell'Ufficio di Presidenza della Regione Emilia, impegnati per circa 600-700 milioni a fronte dei 6 miliardi e a fronte delle proroghe che hanno dovuto dare per la farraginosità dei processi amministrativi. Quindi, contestualmente, oggi possiamo ottenere una risorsa finanziaria in prestito dall'Emilia Romagna, in questo senso
Vincenzo Chiodi si sta attivando stamattina per concertare con Errani un passaggio comune. Noi chiediamo a questo punto a tutte le forze politiche, rimandiamo al mittente ogni polemica, Pezzopane, Cialente, perché poi prima ci chiedono di partecipare, quando partecipiamo ci dicono che facciamo le cose per conto nostro. Qualcuno qua deve chiarirsi con il proprio cervello. Devo dire che fino ad oggi l'unico che ci ha ragionato su è l'onorevole Lolli, con il quale troviamo convergenza perché abbiamo lo stesso obiettivo. E quindi chiediamo al governo con Letta e a Errani, per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, una convergenza su comune obiettivo che mira allo stesso tipo di risultato, la ricostruzione dell'Aquila e la ricostruzione dei danni in Emilia-Romagna. Credo che nessuno di destra, di sinistra e di centro si possa distaccare o allontanare da questo obiettivo.